non tirare la corda. C'è una sola punizione per i traditori. Raggrupparsi! Ah, il microfono è passato. Ti prego, dimmi che adesso ci senti. Se parti. Comunque sta connessione comunque è qualcosa di... meraviglioso, vero? Per le 10 di sera non ho problemi. Complimenti cosa? Ora sì, lo vedi? Lo vedi? Che non ti sei messo le mani in qualche posto e quindi io mo devo passare intera live con queste cose. Ma io non l'ho toccato. No, non le toccate, no, no, e si toglierà solo la ricuffia, logicamente. La povera cam, proprio, mannaggia la miseria, mannaggia. Ah, questo già sa fare niente. Oh, grandi da niente, falsa sì di niente. Cioè abbiamo un cazzo. Ragazzi, scusate se abbiamo avuto problemi con l'audio, ma qualcuno non si è messo le manine in quel posto. Può essere pure che dopo l'aggiornamento della sì, di Gwent, no, no, Gwent della... si è aggiornato, la console si è aggiornata, e logicamente la PlayStation Cam ha detto no, adesso non voglio farti sentire più un cazzo. Io le impostazioni non ho toccato nulla. Me ne ricorderei. Che giocate a Fabio i fusti? Questo è che ho... Questo è che... Morte agli elfi! Ci sentiamo bene adesso. Allora ci senti. Lui dice che ci senti. Ci senti bene, eh? Senti pure a Daniele che parla. Se parla. Ciao! Perché questa è la mia vita. Una situazione in mezzo. Perché sei finito in questa situazione? Cosa mi sono perso? Non voglio morire! Scegli un alleato bronzo diverso e mettilo in gioco, una copia del ma... Invitante. Invitante. Tac. Via, gioca Radovid, bravo, giocalo, gioco. È così che punisco chi mi... Che ha fatto? Arrivo. Questo mi è distrutto da molti di punti. Sì, ma tu me ne vado di più. Vai, vai. Nausica! Carica! Cosa? Sono un attimo distratto che sto un attimo... Vada, vada, non si preoccupa. Adesso indietro, eh. Bisogna abbassare pure della musica. Musica? Sì. Devo finire la partita, però. Perché non mi mette opzioni mentre stai a giocare. No. Ma come no? Ma che gioco di merda, oh. Ma se stai a giocare online ti pare che ti puoi mettere la... E certo che puoi mettere pausa. Non è che sto a giocare a COD, sto a uccidere uno col fucile, non posso mettere un attimo le impostazioni, che ne dici? Ma c'è secondi che passano, perché a COD muori se stai fermo un secondo. No, no, qua no. No. Andiamo un attimo qua. Un attimo, ragazzi, abbassiamo subito il volume appena qualcuno finisce di perdere, in modo molto molto elegante.
che gli ha fatto fare tutti i trenini possibili e immaginabili a quanto vedo. Non sono certo noto per la mia pazienza. Non è colpa mia. E no, è la mia. Non mi faccio pure i trenini. Non ci resta un soldo. No, no, no. Perché questa cattiveria? Per Midgard! Si fa, oh, li piglia di volo da uno, chiamiamo tra balessa, non ce l'è più. No. Molto meglio. Sì? Che ci fai? Ti togli il blocco? Torna uno, gli togli, tolgo lui il blocco. E togli il blocco. Sì, dai, fallo quittare, che si può fanno quitta a lui, altro che all'avversario. Ma che brutta! Appunto. Adesso c'ha un qualcosa di non so che cosa particolare. È fantastica sta carta. A dir poco. Non capisco perché la tira per le lunghe. Ragazzi, per favore, non possiamo purtroppo avere una connessione migliore di quella attuale. Andiamo qui. Dobbiamo vivere un po' con questo lag di merda, perché... perché purtroppo siamo costretti a viverci un pochino. Maledetti contratti obbligatori. Maledetta Fast Web 24 mesi. Diciamola così. Senza arrabbiarci, capisci? Cioè, non... Passa! Che già Daniele lo vedo molto molto calmo, perché non riesce a vincerla. E lui se la sta giocando pesantemente, invece di passarla serenamente. Però sono piccoli dettagli. Io sempre due balestre e due vitrali. Hai capito che ne ha? E pesca sti due guardiani poi. Sì, ma non mi stacca le cuffie, che già questi non ci sentono. Se stacchi le cuffie stiamo rovinati. Ecco, vediamo cosa esce adesso dalle nostre, dalla nostra carta. Io non c'ho più balestre, eh. Mi sa. Sì. C'è un miracolo solo. Abbiamo chiamato il miracolo. Devi giocare subito. Se te la blocca pure dopo. Ma giocatela subito, almeno sa. Ecco, anche perché dovete aprire gli spaccima di barili. Guarda, se tutto va bene, adesso vedrai la grande potenza della falsa Siri messa in atto. La falsa Siri ogni turno che passa sale di un punto. Se sta spiando. Se sta spiando. E alla fine, quando l'avversario passa, anche se tu hai già passato, quando lui passa, se sta spiando e non è bloccata, torna alla nostra metà campo. Quindi adesso la falsa Siri, se non verrà bloccata, ci farà non vincere. Non riconosci quei vecchi compari? Perché? Ma che mi sa? Si spera. Ma serviamo. No! Nostro umile servo. C'è un altro in mano? No. Rimette questo. Vostro umile servo. 2, 4, 6, gulo. Così. Certo sì che metto questo. Mi assendo qualche minuto. Mi raccomando, torno subito. Corri, perché stiamo per cominciare a spacchettare 80 barili. E quando potresti arrivare, dovremmo essere arrivati già a 70. Stasera esce la moglie dell'etero, già me lo sento. Su 80 barili, secondo voi uscirà qualche carta nuova, rara, oro? Per me non esce un cazzo. Per me tre oro è. Eccola. Ecco una oro. Tutti e due. Complimenti. Come spaccare la tattica avversaria, no. Veramente, cioè. Allora. Perché non muore quello che ha fatto con la carta? Perché? Perché è brutto quello là. Ma anche no, no, non esce niente, c'era. Non mi preoccupa che non ci esce niente stasera a noi. C'è sempre un quello da 8. Quello da 8, esatto. Amo, ti dovessi giocare. Mio figlio con l'ambasciatore. Potenziare il 4. Sì, è quello che volevo fare, infatti. E poi far fuori il 2 no. Con sì, far fuori il 2 con Sentiamo adesso che l'audio è Cosa sta a fare lui? Non lo so. Ah, Angulo.
Ma quanti ce ne hai dati, scusa? Non lo so. Metto gli ospiti, fermo di intrusi. Quello attiva ultimo desiderio. E allora no, non lo so perché. Sì. Ah, però quello c'ha 16. No, non c'è niente. 6, 6, 11. Non lo so perché. Balù. Balù. E allora mi gioco prima questo, no? Quale? No. Perché? Quali devi fare spia? L'11, il 16. Ah. Potrebbe cagarti un'altra carta più forte. Ah, più forte. Io posso entrare. Tutto è possibile. Dobbiamo così. Così mi ha. Come andrà a finire? Che ci gioca? Che ci gioca? Per l'onore dei razziatori di Grimfried. Ok. Aspetta, non lo cala subito l'8. Questo va. Sì. Ambasciatore? Figlio mio. Per forza. Tutto che sia assassino, non ti fa niente. Sì. Vai, ambasciatore. Com'è? Ambasciatore o portapena? Burak. Sì. Così si dice. Il 4. Ti devi fare il 4. No, il 4. Respia, capito? Lo so, però il 4. Metti caso, c'è una carta là che ti aspetti, che conosciamo molto bene con il passato di Gerardo Igni. Ma cosa fa? Fammi vedere quella. Mencia gli ariti. Mo mi leva 3 e 2, 5. No! Ebbene sì. Sì, fammi il 9, così è tutto copito. No, il 18, bastardo. Gioca dal tuo mazzo una carta tattica. E rimesca le altre nel mazzo. Scusate ragazzi, pausa. Siamo tornati, stavo bevendo. No. Come no? No. No. Tu mi mangia il 5. Mangia il 5, sì. Cerchi la luna nel pozzo. Mettilo in mezzo. Esatto. Mangia il 5. Cerchiamo sta luna nel pozzo. E cerchiamo la luna nel pozzo, grandine. No, non ci sta più. Come no? Su chi? Sul 16. Dico di 7 punti, almeno non si potenza, però. Ma il 16 lo faccio pure. E fagli il 10. Attenzione, guarda la falsa Siri come. Come nel frattempo si è mantenuta nel ruolo. Se non la blocca, abbiamo vinto. Amari, Se non la blocca abbiamo vinto. Andiamo! Ecco, attenzione, non continua a bloccare, però ci sta per superare, devi fare il 16. Lo so, sto facendo il 16. Soprattutto, soprattutto. No, è l'unica. Se gioca a Geralto con Igni mi fa 2 da 9, quindi mi leva 18. Mi domina qua. L'impero trionferà. Ora 16. Soffrirai le conseguenze della vita. Peggio. Filippa la cecata. Madonna. Sì, fare a 14. Torno di qua. La falsa Siri ha vinto anche online, ragazzi. In live. Cioè, abbiamo vinto in live con la falsa Siri. Polvere mai spesa meglio. 1400. Polvere mai spesa meglio per movimentare quella carta. Mai. Mai spesa meglio. Allora, il volume. Sì, sì. Imbostazioni. Dov'è imbostazioni? Volume musica 11, cioè sei un folle. Cioè, questi stanno a morire, questi che stanno a sentire. 11, metto a 6. Va bene? Manda alle change, dimmi a che volume lo devo mettere, che sennò non senti un cazzo. Cioè, effetti sonori a 3, secondo me a 6 va bene. Va bene così? Aspettiamo questi riscontri. 5, 4, 3, 2, 1, a 4. Musica a 4. Dice a 4, a 4. Va bene a 4, ok. Cambiamo pure musica qua. Spieghiamo di. Ma metti quella normale. Quella di The Witcher. Che queste musichette. Quella è tema tecnico. La ricordo che lei si sente di meno, quindi dovrebbe alzare un po' la voce. Ma perché non possiamo risolvere questa cosa. Le cuffie le tengo qua. No, dico nel senso impostiamo l'audio. Adesso che partirà la live? Sì. No. Vabbè. Allora. Abbiamo un foglio di carta al vuoto? Non credo. Sì, ma se giri quello. Dietro quello. Da questo. Perché quella fa prendere schifo. Sì.
Inoyasuki, così. Allora, che ti vuoi segnare? Non ho capito. Barile numero 80. Vai, vai, 80, vai. Spock, ti amo, barile. Barile numero 80. Vai, fuori uno. Cosa ci uscirà? Neutrale, 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 Skellige, vai. Sì. 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 Ah, il cielo, no? Bianco cielo, forza. No, tuono. Ok. Vai. È tutto passivo. No, questa non la posso. Quella non ce l'abbiamo. Attiva, disattiva il blocco di un'unità. Me la sposto su questo. Sì. Ah. Allora, andiamo, sì, carte buone. Tu dica fa. Aspetta, buonissime. Non ci possiamo lamentare, dai, come primo pacchetto non ci possiamo lamentare. '79, fatto proprio a cavolo, no? Sì. Sì. Ah, preciso, guarda. Io prenderei la rire. Per fare io, almeno ce l'abbiamo. È l'unica carta che non c'è, è là in mezzo. Vada, 78. Anche se sembra un 9, 78. Si vede una balestra carica, che non ci serve perché già ce ne abbiamo 3. Però muovi carta, la potremmo pure dare. Mamma mia, oh! Mi si fa il mazzo medio. Eccola! Eccola. E io, cioè, non leggo manco quella a fianco. A parte il fatto che il novizio già ce l'abbiamo. Ci mancherebbe il ciclope, ma... tu sei innamorati questi, no, quindi. No, bene, al 78esimo barile è uscita una carta buona, quindi segniamo 78. Per me ne usciranno, arriviamo a 3 con okay. Vai, questo è 77. Il bardo, perché è un nano, sale il mazzo scheletro, sembra un nano, in teoria non dovrebbe essere un nano, dovrebbe essere in una posizione tipo scomoda. Mi sembra un nano, è pure a me. Spacchetti. Che fai, non la prendi? No! Non me ne frega! No! Non me ne frega! No, l'infiltrato movimentato, no! Perché lui può entrare ovunque! Non te lamenta, buco! Non te lamenta! Se stando a barire, devo uscire qualcosa di buono, raga! E dai, perché temeria? Come te lo faccio? Ah, rinforzi. Ed è nuova questa. Bene, sì. Quindi la seconda carta nuova che prendiamo. Cazzo, se era muni carta già l'avevo presa. Intanto questo è tutto qua. Che argento non mai vedo più. Strano. Venitore, wow. Recuta. E sì, questo barile è una merda. Non è nuova rinforzi. No, la regia, i telespettatori dicono di no. Siccome io riciclo sempre roba di temeria, cioè per me rinforzi fa parte dell'attivo, dell'evento attivo ora. E quindi è una carta nuova. Fate pace col cervello perché io non lo so, ma non rimango sapere. Erborissimo. Demonio. La morsa perché le altre ci sono uscite tutte. Marco Giude, sì. Se mai un giorno faremo il mazzo regni... Io già ce l'ho qua. Non vedo carta in testa. Ma ha sentito il gioco. Che vuoi fare il mazzo? Aspetta, te lo do subito, le carte. Sì. Bello. Wow. Sì. Oh, se è la terza volta che esci. Questa è nuova, cacchio. Vedi, Tana delle Mosconi. Germano delle Mosconi, che quando lo metti si può... due mucche sinistra e due mucche a destra. È proprio uno contadino, Chris. Nemmeno sui versi delle mucche. Ta-da. Dobbiamo inventare Bull. Dato il tuono.
Il Berserker. Disegnatore Berserker. C'è un cazzo. Il saggio che studia. Aspetta, però metti in gioco tutte le copie di questa unità nel tuo mazzo. Ma vediamo una regola, va. Stai a sbagliare, Wolf. Appiccicatevi voi, non vogliamo sapere niente. Che cosa? Si stanno appiccicando Spidey e Wolf sul fatto che rinforzi sia nuova o meno. Io ricordo che sia nuova. Io non mi ricordo che esisteva rinforzi. Comunque, per ogni dubbio, usate Google che vi aiuta. Non ci rimanete come a sto Foglet, però. Siamo a 70, abbiamo fatto fuori 10 barili. Epicoccolo. Coratrice, trabocco, cacciatore e... Epicoccolo. Sì. Peccato l'emissario non l'avevo inventato, guarda. Ma perché ancora? Ancora, ne abbiamo già tre. Abbiamo... Sono tutti tre. Tutti quanti erano a palla. Tu ne hai capito che... Raga, poi vedrete quando schiaccerò triangolo su collezione cosa succede. Posso creare io una fazione nuova da zero. Con comandanti inclusi. Con comandanti inclusi, muovi carta pure. Oh, Malena. È l'unica che non... Ma la pugliese? Non ti sa rispondere. Quindi abbiamo cadenza, ogni 20 barili qualcosa ci esce buono. Sì, ma siamo, non siamo arrivati ancora a 20, credi? Neanche uno. Il cavaliere. Oh, tu mani maes? Spreggio proprio. No, ci sta uscendo un cazzo. Sento puzza di oro. Aspetta, quella in mezzo è nuova. No. Sicuro? Questa è sicura al 100%. Io non l'ho mai vista. Perché non la usano in pochi. Ma sicuro? Sì, questa è nuova. Abbiamo visto, quello è il contenuto delle mucche. No. Allora, scrive, guarda, vedi due carte del mazzo, riesco a scarta l'altra. Però è spia. Trollolo. Vabbè, scusa. Lo sappiamo, Trollolo, che fa. Che fa, Trollolo? Ogni turno si carica. Trolloleggia. Dai, questo è andato a 11, non c'era 10 prima. C'era 10. Ottieni due punti di armatura. Svela una carta casuale dalla tua mano. Capito? Mo non è che però gli levi l'armatura e si potenzia. No, no. Ma manco prima. Sì. Se gli levavi l'armatura. Non era questa. Mi si è sbagliato quella dei regni. Ma sicuro? Sì. Ancora 4 a meno che sei su 3 per 2. Ma facci spacchetta un po' pure qua, va, così magari esce qualcosa di buono. A quanto siamo arrivati? 65. Sì, arriviamo a metà e poi l'altra metà te la fai te. La spacchetta di tirata giù di Boccatrice. Mi sta rimane male pure il troll. Mi sta rimane sta puzza di fame si barili. Sì. Perché per 0-4? Perché per 0-4? Non lo so. Io se riesco sta stagione proverò a mettere un mazzo scheletro con quasi solo femmine. Se riesco. Bella Redania! Osservatore. Cioè, Balù. Non manco uno poi, capito? Balù. Grazie, tutti quelli che escono li scartiamo, li ricicliamo, cioè. Balù. Mamma mia. Indovino, qua c'è pioggia o tuono? Dall'altra parte. E allora è dall'altra parte. Pozione tuono. La 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 la
metti da dire a sto punto. Raga, sta scincazzo. Siamo a 61. A 61, madonna. Dai, proprio così alla prima che vai, sì, a vedere, capì? La prima, vediamo subito che merda è, capì? Oh, ma manco una movica. Eccole, è arrivata il tris d'oro. Chiama Ranguit, non ci serve. Desideri poi di animare una carta speciale bronzo o argento del cimitero dell'avversario. Vabbè, il barone è il cavolo. Io prendo questa. Un attimo, devo fumare. Non ci dici queste cose che fai fumare pure a noi, non va bene, perché è molto... Ehi, oh, 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 oh. Ehi, se esageriamo, eh. Tra ste due, velocendo, ci sta una movie carta. Tra ste due. Movie carta. Quindi è l'altra. Quindi... No, è la nave, è stata la nave movie carta. Ah, la nave vista è scesa a 5. Però mo appena la metti danneggia subito. Schieramento, sì. Cioè l'ha azzeccato, ma non era tra le due. E comunque se la nave sentiva la movie. Fa sempre comodo la nave movie carta. Fa sempre la sua scena. Il gigante non te lo fai. Aspetta, che caccio due di strega. Di queste unità, se un mago mette in gioco una cosa di questa unità del mazzo. Va, fai due uguale. No, è perché almeno questo mi dà la polpa. C'è un riciclo più alto. Da-da. Oh, ma sto guerriero ce l'ho pescato. Ami pure la pioggia, però. Oh, la birra di Akam! Potenza di 4 punti alleato caso. In ogni fila potenzia un alleato. Come se mette più 12? Per Akam! Birra, che mi dice nulla lanciare la birra. Occhio di corvo. Oh! Legge 4 punti di nemico più forte di ogni fila aumenta di un punto di danno inflitte per ogni copia di questa carta presente nel tuo cimitero fino al massimo di 10 punti. E la madonna! Quindi mi senti che poi fa fino a 10 copie. Esatto! Bin 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 bin. L'altra volta male. Piglia bianco gelo, per favore. Ma chi è sto mercato? Piglia bianco gelo. Sto mercato di calzettini. Ogni volta che viene scartata o distrutta, imbossa la propria farsa un punto e si taglia. Piglia bianco gelo. Piglia bianco gelo. Pure lui me lo sa di, guarda. No, lui disandica di là. Capito, non disandica bianco. Però bianco gelo me lo rimetto io nel mazzo, se è per questo. Tada! E che ta da? Che te sta da? Ma tu non c'hai di essere che? Non hai mai avuto di mangiare tu? No. Ok, questa è Witcher, c'avevo io. Questa è una buona inizio per averle tutte e tre. No, secondo me è meglio questo. Quindi questa è una carta senza senso, perché tu sei un mago, puoi evocare uno del mazzo mostro, uno del mazzo ti infuoco gli occhi, un coso orso, un'echimba che fa resistenza e consuma, la metti di là meggera, è meglio la meggera. E mai la meggera voglio un'unica, e poi ci spredi la polvere, ma poi e poi mica mo poi non che guardi così per uscire qualcosa, c'è una puzza di fame. Solo una carta oro finora, giusto? Il terzo assassino. Mamma mia. Bene, 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 bene. Eccole. No, non puoi prendere. È andato uguale. Ne voglio tre. Ne Ma voglio. Perché tre? Così, perché mi tre? Piace la perché devi prendere tre? Perché? Quella poi leva il clima sopra. Ciao Tele! Vi saluta Tele Cazzeggio. Buonasera! Allora, brigata, sante, ufficiale. Che prendiamo? Che ci dà? No, devi vendere Steven. Aspetta. No, devi vendere Steven. Che è sto conico? Stefan, devi vendi Stefan. Mentre è nel tuo cimitero, dopo tre turni del tuo turno. Sì.
potenza di 6 punti, l'alleato meno forte da di 6 punti, il nemico più forte. Oh. Quindi uno tuo lo porta a 7 e uno suo lo danneggia di 6. Invece l'amico Stefan sceglie una carta dal tuo mazzo e posiziona in cima. Se è leale, si potenzia di 2 punti, una volta fatto rimesca il resto del mazzo. Tu ancora non hai memoria, non hai ancora collegato. No. L'ultima live che abbiamo spacchettato. Era uscito lui. Sì, che abbiamo... però non era movimentata. Sì, sì. Ah, pure movimentata. E l'abbiamo pure riciclato in live. Io mi prendo questo. Io rifarei la stessa cosa. No, no, no. Prendiamo no, quella, la ricicliamo in live. No, no. No, non mi conviene perché è da 400. Peccato. Tele ci scrive, sembra figo sotto. È un gioco molto curioso, ispirato al gioco di carte che sta su The Witcher 3. È molto molto appassionante, è un free to play. Però se shoppi è più facile, come tutti i giochi al mondo d'oggi purtroppo. Oddio, lo shop su sto gioco a differenza degli altri non ti differenzia chissà quando. No, però puoi comprare solo 50 barili quando per parte ne 50 senza comprare con sì, un euro ci metti danno. Ne abbiamo fatti 80, quindi pensa che 80 ci buttavamo 70 euro, facevamo lo spacchettamento il giorno dopo, vedi? E c'è un'altra mezz'ora, ma la puoi riciclare oppure ti pigli il principe. Ma mi piglio il principe Stannis Baratheon, vedi? Perché il gioco, capito che tu vuoi le mezz'ore, però te le fa assaporare un po' e poi magari te le dà tutte quante, ma non subito, capito? Spaghi dice per adesso è free to play, ma che io sappia personalmente rimarrà free to play questo gioco. Io così non passerà a pagamento, cioè avrà più valore, chi shopperà, quello sì, darà un maggiore risotto su quello. Sono a 50, che schifo, non è uscito niente con 50. Guarda qua, se due stanno sempre a coppia. Muvica i fanti di riciclo. Ma come? È povero. Perché? Ti rimangono 10 barili, mi raccomando. No, facci qualcosa di buono però. Oh, ho fatto 5 euro. Comando band blu movie subito. E si ricicla. E si ricicla. Guarda Spike, ti vorrei dire una cosa, perché poco prima di andare in live stavamo a fare un paio di classificate per arrotondare ai barili, no? Mentre stavamo a giocare, siccome sai di che è una beta, ti voglio solo dire che io stavo a giocare, mi ero preparato la tattica e quello si è bloccato il gioco. Così. Come se niente fosse. Assurdo. Ma era già tutto parcheggiato per terra per giocare, capi? La carta qui, la carta là, metto cosa, la falsa city, tanto per cambiare. Diciamo che era anche favorevole la vittoria. Era no? Molto favorevole. Senti, ma quanti cavalieri a prendere? Quante balestre ti sta a dare? Ma che ne so, io te l'ho detto, premo triangolo, crasha il gioco. C'è un altro mazzo, facciamo un triangolo. Un'altra movicata. Si ricicla? Ah, no. Si ricicla anche questa. Siamo a... Secondo me facciamo il comandante nuovo tra un po', 46. E finiamo ci è uscito solo la scelta di oro, o due... Oro no, due. Allora, una fila è uscita quella di Almar, e l'altra ci stava con Cyrus. Siamo a 3 due. Allora. No, due. Vabbè, nano Bardone qua. Hai grotto tu mani, maestro. Beh, riciclo. Ho preso lui apposta perché quell'altra non ce l'ho, ma non mi interessa. Almeno schiaccio triangolo e riciclo. Demonio, guerriero. Mamma mia, piglia dal contrabbandiere, cioè. Sì. Almeno. Che è anche buono, tra l'altro. No, veramente Tela è veramente un bel gioco, È diversa la meccanica rispetto al gioco di base che sta dentro The Witcher, però questa è molto molto più complessa, ma è molto più equilibrata come cosa. Qua devi studiare gli effetti delle carte, ogni mazzo c'ha la cosa sua, i trenini, come va diciamo noi. Più strategica, invece va più di massa, su The Witcher 3 va più di massa. Più di massa, sì, The Witcher 3 chi ha più carte in mano vince, poi invece anche se c'è meno carte riesci comunque a vincere perché conta la tattica.
Se riusciamo dopo lo spacchettamento facciamo... Ancora e ancora e ancora e ancora... No, è ancora. No, è solo ancora. 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 Ma hai capito? Ditegli 4! Sì, ma se la forza sale... Ah, però schieramento, no, c'è ragione, ancora. E te l'ho detto, è ancora... Sono sprecato per le sere. Come dicevo, se riusciamo... Sinistra, destra, sinistra, portiamo un'altra... Sinistra, destra. Cioè, dopo lo spacchettamento... altri due barili, eh. Non esageriamo. Dopo lo spacchettamento facciamo un'altra... Sì! Si ricicla. Un'altra amichevole. Non lo so, perché alla fine i cavalieri sono carini. Riattiva e disattiva il blocco, però, è il del mazzo blu. Questa è del mazzo Spellatel, che piace molto a Daniele, lo mazzo Spella. Perché ti spella le carte. No, chiediamoci Margherita. Ti spella. Qua. Margherita con ghiaccio, grazie. 41? Hai l'ultimo barile, mi raccomando. Ma sento quella puzza di oro. Tu dica fa, sento proprio una puzza d'oro. Tutte e quattro diverse, già inizi da sta cosa. Ma questo, quando ne sono usciti? Ora ancora. Mandragora. Non la puoi vedere, non puoi vedere quello che evoca, mi dispiace. Comunque quella là che toglie 12 e l'altra non me lo ricordo. Pigliamo sta patata, che ne so. Un po' brutta però, Cioè, era buono anche lui, Però i nani... Se... Dai, non ti piace, non ti piace i nani, Bene, aspetta, iniziamo. Metto in una posizione. Inizia, allora... Tombola. Tris... Allora, prego, questo è vostro. Le faccia buon uso. Prego, beva, prego. Si disseta. Bevete anche voi, Acquanatia. Nati per bere. Nati per bere. Adesso ti cedo anche il microfono perché mi stanno facendo male le orecchie. Addirittura. Eh sì, purtroppo. Cioè, tu guarda questo che, è il tuo. Tu guarda che ci tocca fa oggi. Purtroppo se qualcuno ha aggiornato qualcosa e ha toccato le impostazioni non è colpa mia di certo. Uno. Ci dicono che ma... La prima carta, La prima. È uscita movimento. Madonna che merda l'animazione però. Sì, le fiamme fanno un po' schifo. Fanno schifo le fiamme. Cioè, ma non state vedendo che è schifo. Vabbè, ma tanto questa si ricicla. Ma indubbiamente, ma non puoi mettere una carta del genere movimentata su un gioco, cioè, ma... Eppure Vigelforce non è... Cioè, le fiamme fanno paura quelle di Vigelforce. Graziatura. Miaca! Mandragora fa il doppio di Mardrone. Ma ti hanno mai spaccato una rotula? Sondaggio. Andiamo a dire... Ok. Sociale. Ha laggato. Ancora. Niente. Prendo questa. Così si ricicla. Mamma mia, 80 barili di merda. No, vabbè, no, 80 pieni di merda ancora. 70. Non 65. Oh, sì. Ancora deve uscire la terza. Madonna, quanta polvere, ragazzi. È la seconda movie carta in tre barili che apro. Per un attimo pensavo che anche tu mi ricambi. È uguale perché non ti devi scomodare lo stesso. Perché te ne so fighe in movie carta. Dai. Io sono curioso, dopo vi faccio vedere quando ce ne stanno di quelle, perché sono veramente tante. Questa. Cavolo. Questa è quella che rimuove le armature. Esatto. Questa è anche un peccato scattarla. No, no, ce n'ho tre di queste. Però questa è movie carta. Vuoi un'ascia nei denti? Arcevedo. Già che ci sono. Il cavaliere. L'ambasciatore. Un tore. Pesce e pesce. È uguale. Razziatura. Scusa. È bastardo il razziatura. Forse per me li avrei tutti in infra.
senza mezzarlo proprio. Ormai si è fatto una fazione a te stessa. E pensa che noi abbiamo abbandonato. Abbiamo abbandonato la fazione mostri di la catapulta e la scatoloccia di due punti il nemico più forte e quello meno forte della fila opposta. Un zoom fa per gli fare effetto. L'unità presente nel tuo cimitero diversa da questa che ha una copia nel tuo mazzo, quindi metti in gioco quella copia. Quindi se ti mangi un necker che sta nel cimitero, te ne metti un altro che sta nel mazzo. Sì. Figa che sta. Cioè il mostro ogni tanto è una carta abbastanza inutile. Sì, anche la catapulta è nuova. È un'attica strana però. Altra di carta. Wow. Ancora. È uguale, ci abbiamo tutte e tre. Vabbè, vediamo se c'è di più. La simpatia mia. Ho pescato 4 mini carte fino a mo', 4. 4 mini carte. Esce più che un po' nulla. Lanciere Alba. Piglia l'orso, va. Almeno scartiamo su. L'orso movie carta mi farebbe piacere averlo, eppure niente. Piazzatore, elementare, il cavaliere, il lanciere. Lanciere A. Piglia Legolas, va. Cosa vedi gli occhi da elfo? Quello che vedono i tuoi, cosa cazzo vuoi che vedano? Giusto. Bubba Gay Bride, ti voglio. Eh? Che sono queste proposte? Che sono queste proposte oscene, indecenti e fuori luogo? Fuori tema anche, se dobbiamo dire. Vabbè, era sottinteso. Oh, non vengo da Nilf. Non ci credo. E che pigliamo qua? Ma questo è pure movimentato. E appunto ho detto che pigliamo. Tra lui ce l'abbiamo in teoria. Lo scartiamo. Però spirito della foresta. Guarda che bella movie carta. Ma per la riciclavo cosa? Guarda che bella movie. Oh, bella. Yeah, cioè, ci perdi dentro. Sembra Dragon Ball. Ti appunto. Ti fa viaggiare. Bene, dopo. Visto che avrai porta ora. È uscito Kair, appunto. No? Sì, ma sondaggio veloce. Quale prendere? Non mettiamo il decreto perché non lo prendiamo. Spirito. Infatti, come spirito. Io concordo. Ma guarda che bello Kair. Ma levati con questo del Gay Pride. Beh, prendiamo spirito della foresta. Applica. Questo ci pigli di più se lo ricicli. Ma lo spirito lo uso. Che diventa. Ma non usi mai il mazzo mostro, come lo fai a usare lo spirito? Perché non c'ho le carte mostro. Niente, non mi salva nessuno. Tutti hanno detto spirito. No Maria, io esco. Ottima scelta, ragazzi. Vai, è uscito. Il Phantom. Strano. Strano. Inventare. Posso prendere mo? Mo la posso prendere? Perché non penso che puoi prendere altro spadone della. No, parte sport. Oh. Che dicono? Ma leva di questo caire del Gay Pride. No, è caire di Dragon Ball Z. Era Dragon Ball, era la sua nuvoletta Spiri, sembrava. Lerna, Nibbia, il forgiatore, il pirata. E... L'idromele, La birra degli antenati. Ah, birra degli antenati, questo. Mentre in una fila... Applica schiuma dorata alla fila e dopo ogni turno inizio del turno potenza di 1.3 unità casuali. Però hai visto che tridente?
Guarda, se Leto era movie carta l'avrei preso. Era movie carta subito proprio, cioè. Noi abbiamo la birra degli anni là, cioè. Vai, vai. Cioè, e dimmi che a te sono uscite le stesse carte che se la spacchetta noi perché vengono là e ti spacco una rotola. Un attimo l'ho preso, un attimo, pure di carte, oro, tutto. Vieni qui, brindi. Wow. Medico. Ah, il medico da questa settimana. Oh, basta con sti ghoul, basta. L'Arcas gigante. Oh, sono uscito un casino di oro. Appena il joystick ha preso una mano buona, sì. Allora, vorresti di pure in mano a me, uscita roba. 4. 2 oro e le due che volevo io. Balù. Figlia Balù, va. No, alta proprio. Ah, no, ferma. Scusa, No, c'hai ragione pure tu, piglia l'Arcas. Sta già a 3. Ma questa devo usare. Lo metti nel mazzo Speradel. Ma che me frega, vai, metti. Beh, si ricicla, abbiamo capito che questo è un pack opening riciclo. Quindi dopo il pack opening si farà altro opening. Però non di carte, di shop, di carte con Morendi e con la polvere. Avete 20 barili in più a me, in più di me. Non dateve le arie Osic. Guarda che se io mi stoppo, c'ho ancora 20 barili da aprire e ho fatto più di te. E non dire che non è vero. Subito, lo faccio vedere quando i barili ci sta. Che prendo? Prendo la ciclope. La catapulta. E chiedo il ciclope. Vedi, ce ne ho ancora 25. E mi faccio altri 5 barili, vediamo che c'è, esce subito. Perché io sono più sculato di te e lo puoi dire forte. Su questo io non ho dubbi. Il culo che c'è sto ragazzo è un qualcosa di fenomenale. E lo so, guarda. Non è vero, infatti. Peccato che non è movie. Jotun, cavolo. È obbligato, ma comunque è Jotun. Ma la cosa brutta, ha laggato brutto. Ah, questo mi sa che è nuovo. Maestro di bestemmie redeniano. Ah no, che due. E dammi la movie carta dell'ambasciatore, una movie che chiedo. Eccola. Cavo. Subito, guarda, cioè, appena chiamata proprio. Dammi la movie carta, dammi la movie card. Eccola qua. Catrice movie carta. Si rifila bene dopo, mamma. No, no, no. Dopo si vede triangolo in un attimo. Cioè, tac. Ecco che spiegavi di no, anzi non ho dubbi. Che? Anzi non ho dubbi. Oh, di queste quante ce ne date? Questa è la settima. Per me arriviamo a 10 di quello. Eppure. Sì, subito. È movie carta. Subito, senza pensarci proprio. Se nessun giocatore passato peschi la mia carta e tuo mazzo e versa pesca in cima. Ultimo desiderio, ricicla questa carta e ottieni 80 di polvere e 80 di componenti. Sì, cioè è perché c'è proprio la carta che ti dà di più del dovuto. Niente, prima sto chiamando di carta, ambasciatore, ma niente. Cavolo, sì. Pure che andare. Ma che ce ne frega, ci abbiamo gloria a voi che lo volevamo fa. Gloria a voi. No, si sta a scatenare tutti i 5 barili, hai visto? Ma do la crema sta scena. Ti manca l'ultimo. Però la sorpresa, sai quale sarebbe? Se esce Avalak nuovo. Che sorpresa è di merda? No, è particolare. È una carta che è sempre oro, tanto per cambiare, c'ha due. Io? Posso entrare? Vabbè, già abbiamo vinto tutto che c'è uscito un movie carta quello. Arrivo. No, ma così va. Io ancora. E ancora. Mi sembra di nervoso. Comunque ancora solo una volta è uscito. Oddio, per un attimo ho sperato che era uscito un'altra volta movie carta. Vabbè, vediamo un altro. Sì, va, agevola il triangolo. Non l'avevi considerato? No. Di adesso siamo a pari. Ok, noi siamo a pari barili. È uscita più roba a te o a noi? Sì. Credo a noi. Credo. Ma da quando ha preso il joystick lui, però? Cioè, io ho avuto le mie due bionde che volevo. Basta, si è fermata là la situazione.
Foglet. I Foglet. Mm. Siamo già 4. Da me. Un Dio no fortuna. Madonna, che pessimismo, figlio. Cioè, vivi, goditi la vita. Vabbè, ma il culo ci si nasce col culo, non è che... Perché ridi? Pure il culo mi diventa, pure il culo. Era un casino di carte mi diventa. È per forza ma... sì, non ce l'abbiamo. Hai visto? Da nessuna abilità. No, e da 12 è passata a 13. Beh, grazie, non ci metti l'effetto meno. Ho capito, chiama la Geralt. Un punticino in più. E il Geralt, anzi è meglio di Geralt, perché quella merda di Geralt c'ha 13 ed è oro. Dicevo pure ancora. Piglia il saggio, per forza. Il saggio, mago. Che ci azzicca? Che ci azzicca? Il nuovo tormentore. Ecco perché. Oh, senti, non mi fare un 69. Ora ancora. Assassino. Io mi sento che in questo barile esce o una musicarta o qualcosa che ci serve. Sono sicuro, non lo so. Sì, è brutta proprio. Ancora. Tutore di Banard. Puoi ripescare una carta sostituendola con una carta incantesimo o alchimia che ti ci pulisce il sedere. Una volta fatto, compra la carta igienica. Basta. Sì, sì. Come dire, basta. Oh, basta. Sempre. Basta con sto cavaliere, basta. Per me siamo arrivati a 12 sicuro. Eppure con questi altri cavalieri, sono solo cavalieri. È la fiera del cavaliere. Piglia, no, sì. Sì, sa di bicchieri, ma tanto sempre che il. Bicchieri, pa di bicchiere. Ma un'altra bionda per arrivare a 3, no, Arpia. Adesso stiamo affrontando la fame. E siamo, eh? 12. 12. Ma puoi essere buona. Io ma. Dai, ma la terza volta che mi butti la stessa megera. È la stessa megera. È la stessa. Ci abbiamo tutte e tre. La stessa megera. È uguale. C'è la terza megera, capito? Cioè, se ne usciva una diversa dall'altra, avevamo già fatto il trio. Volevamo fare leggera. Mandroeme. Prego, fammi vedere l'oro. Fammi vedere l'oro. In un'altra carta oro. Bello. Balù. Eppure Mugi. Balù. È vizioso Mugi, Vuol dire che acquisisce un altro fascio. Sì. Questa è nuova. Che cosa? Il pirotecnico. No. No? Mai visto? Balù. Balù? Luca, sex tape, ricerca con culo. Che? Non mette sti cosi che va fighe che finiscono sotto nei commenti e ci escono pure qualche cosa. Pensavo che era muore. Dobre Tenna là esce fisso. Bella! Arpia movimentata. E va bene. Bisogna essere su Q. Tipo lo zio che fa. Il nonno che fa ricerche sul telefono della chat e dice. Arduino, ho sbagliato, scusa. Cioè. La fame! Niente.
Sono sprecato per l'esercito. Ovvio. Siamo a fare quelli ancora e manco li stiamo a comprare. Li stanno a uscire. Che cosa? Ma sono rari, eh. Cioè, con tutti questi cosi non sono usciti mai. Madonna, quella con il cavaliere di Nilfgaard è assurdo. Piglia la sacerdotessa. Madre Freya, cazzi. Mica è due gente. Siamo a 6 barili e c'è rimasto uno schifo da prendere. Ancora? Voglio un'altra. E piglia questo un altro. Voglio prendere una oro, un'altra oro, che è almeno buona, capisci? Cioè, una che serve al mazzo che uso, cioè niente. E prendiamo unità scelta o un altro Arcas? Arcas. Va bene. Buonanotte, Gerard. Ti penseremo mentre shopperemo qualcosa con i componenti. Cavolo, però... Gerard, Wolf, aspetta un attimo che siamo a 4. 3 si può dire. Ma questo sì, è bronzo. Io vedo la birra in bronzo, ce ne puoi mettere altre 2. E pigliamo la birra. E pigliamo la birra. Solo perché è alcolica. Okay. Wolf dice ok. Darò il meglio allora. Forza, meno 2. Con te barili, che c'esce, lo faccio per lui e io lo spacchetto per te. Mamma mia, che cazzo, tutte e 3 blu. Ah. Po' e mo. Porco giù! Allora, la vecchia punta di lancia o Regis? Regis che fa? Indebolisce un'unità diversa in una quantità pari alla sua forza base. Alla metà, eh. Non danno la percezione. E si potenzia di una quantità pari alla metà della sua forza base. Quindi se c'ha 8 lo porta a 4 e lui da 7 arriva a 11. Peggio di me, sono troppo fortunato. però, però Regis è universale, però. Vecchia punta di lancia, lo metto sul mazzo mostro. Oppure, togliamo tutti questi dubbi, prendiamo un'altra Saris e la ricicliamo. Subito proprio. Quindi? Balù? Vecchio gigante? Yeah, facciamo così. Lo sappiamo che Regis. Ma Regis più che altro è lo puoi neutro. Mettere in tutti i mazzi, capì? Infatti. Io direi Regis. Ma ti sto venendo a picchiarti. Prendiamo Regis. Vieni con i Magnum. Prendiamo Regis. Vieni con i Magnum. Siamo all'ultimo. Ultimo. La carta buona del mazzo mio, me la dai? Una buona, me la chiedo una. No, avevo detto di no. Proprio no, guarda, proprio no. Cioè. Però c'è una movie carta qua in mezzo, me lo sento. Mamma mia, che abbiamo fatto. Piglia male, questa proprio. Qua. E turno. Abbiamo finito 80 barili. E adesso? È il momento di andare a vedere Triangolo cosa fa. Cosa farà Triangolo? A quanti componenti siamo, secondo voi, più o meno, riciclando? Per me, noi facciamo un 2000. 2005, secondo me. 2000 sicuri. Prima di premere Triangolo,
Io voglio vedere quanti cavalieri ci sono. 3420 componenti per 294 carte. Ok. Solo di sto stronzo che c'ha il cavaliere. 12, che t'ho detto? No, quanti ce l'avevamo già? 2? Di cavaliere? 2. Mi sono usciti 10. Da questo. Perché lui può entrare ovunque. Calcola che sono usciti lui e... E chi altro era? Arciere Dobletenna. Di Scoia'tael. Ballo. Quindi prima il triangolo? 8 ambasciatori. Vai col triangolo, eh. Bene, possiamo fare un mazzo nuovo, ragazzi, eh. No, veramente calcola che tu... Un mazzo da zero io me l'ho fatto i calcoli con 3000. Il più costoso qua da zero, 3000. Figurati. Quello di Skelle giù costava. Ma c'è 3 navi di vendate. Sì. Ma ti fai schifo? Due l'ho fatte io. Butta le 3 normali. Che roba da pazza. Le posso trasformare in altre. Ah? Però vedi che me sa una non me la fa. Cioè mi dice perché sono nel mazzo. O no? Grazie a te. Facciamo fuori tutto. Dove tenna? Bene, Wolf, noi intanto ti auguriamo buonanotte. È stato un piacere, la tua rimanenza, la tua permanenza mi ci ha portato fortuna per pescare l'altra oro, come hai potuto ben notare. E mica poca. Benacam! Notte, raga. Vabbè, io direi... Grazie. Io direi... Che andiamo a fare la live? Una partita in live, una classificata. Un mazzo di... Una falsa sì, subito.